Per l'appunto 80 anni fa non esistevano le definizioni inglesi, ma non esistevano neanche quelli che facevano le attività di cui era la definizione inglese. Allora Mallut & Coop nacque, allora si chiamava Società Anonima Cooperativa per le Manovalanze Ferroviarie, nasce da 16 carbonini, così erano detti coloro che spalavano il carbone nei tender dello Scalo San Donato, i quali proprio in piena epoca fascista pensarono bene di cercare di tutelarsi non solo attraverso gli strumenti tipici della difesa salariale dei lavoratori, bensì attraverso uno strumento imprenditoriale, la cooperativa per l'appunto. Strano che una cooperativa nasca in quegli anni, ma erano anni di grande consenso al regime fascista, il quale aveva anche allargato le maglie della repressione e della censura. Allora erano 16 carbonini, 16 persone che facevano lavori umili, ma che avevano avuto l'intelligenza di comprendere come il salto attraverso un'impresa, una cosa fatta in proprio, avrebbe potuto consentirgli di assicurare meglio il loro futuro e il futuro dei loro figli. Da allora è passata tanta acqua sotto i ponti, la Mallut & Coop è cresciuta, ha appunto assunto la denominazione di Mallut & Coop e poi più recentemente la sua società operativa è diventata Rekip. Oggi ovviamente il lavoro è tutt'altro, è facility management, che è un termine molto generico per definire la gestione e l'assicurare la funzionalità degli edifici attraverso attività manutentive, quelle che mancano assolutamente nel nostro paese, sia negli edifici che negli spazi esterni, le strade e quant'altro, la manutenzione, dicevo, e le nuove attività che riguardano l'efficienza energetica, perché gli edifici sono grandi divoratori di energia e occorre prendere tutte le precauzioni affinché si possano ridurre i consumi, si possa di conseguenza inquinare di meno, e questo si fa attraverso tecnologie già ampiamente sperimentate e si fa attraverso una manutenzione permanente che assicuri che gli infissi abbiano pochi spifferi, piuttosto che togliendo i punti di collegamento con l'aria esterna e facendo tante attività che sono attività di carattere ingegneristico, che però richiedono poi anche la manualità tipica dei manutentori per l'appunto, cosa di cui noi andiamo sempre orgogliosi, oggi che facciamo anche l'attività ingegneristica con tanti ingegneri, così come con tante persone che sono molto più simili a quelle di 80 anni fa che a certi modelli avveniristici in cui non si lavora più con le mani. In realtà le mani servono sempre per lavorare e non a caso sono un elemento che simboleggia la nostra nuova società Rekip. Ecco, quali sono i valori che si sono tramandati in questi 80 anni e quali sono rimasti? I valori sono quelli dell'origine, anzi i sentimenti sono quelli dell'origine, perché la scelta cooperativa di quegli uomini fu una scelta di sentimenti, solidarietà, rispetto gli uni verso gli altri, la ricerca del bene comune che era la conseguenza della comprensione del fatto che il bene individuale si ritrova solo nell'ambito di un bene comune che si realizza. E questi sono sentimenti che ancora oggi reggono e che sono un tratto distintivo, identitario della nostra cooperativa e delle nostre genti di Rekip. Ecco, per celebrare questi 80 anni avete scelto proprio Bologna, dove la storia è partita. L'abbiamo scelta perché noi siamo figli di Bologna, della sua cultura, delle sue tradizioni e siamo figli della Bologna moderna attuale e siamo tra quei figli che pensano che si può recuperare qualche cosa della Bologna passata senza per questo cadere nella nostalgia fine a se stessa. La Bologna ordinata, la Bologna partecipativa, la Bologna solidale, la Bologna che costruisce il bene di tutti per fare il bene di ciascuno.